calabriani abbiamo liberato questa città. Il nostro slogan era cambiare Foligno per cambiare l'Umbria. Foligno l'abbiamo cambiata, adesso dobbiamo cambiare l'Umbria per completare l'opera e lo faremo insieme alla nostra grande Giorgia Meloni. Cammina soprattutto sulle loro gambe e sull'entusiasmo che sanno portare e trasmettere, grazie a Fabio Roscani, il nostro validissimo presidente del Movimento Giovanile. Grazie a voi per aver riempito questa piazza, perché sì, tanti siamo stati, però l'entusiasmo che ci dà vedere che le persone credono in quello che stiamo costruendo, beh, questo fa la differenza. Allora, quello che noi stiamo chiedendo ai cittadini dell'Umbria è di ricordarsi quello che è accaduto a Foligno. Perché adesso lo slogan mio è l'Umbria come Foligno. Lo slogan che noi vogliamo, diciamo così, sintetizzare, ma che poi altro non significa: non abbiate paura di cambiare. Questa è una regione considerata una roccaforte, da tempo dico che le roccaforti non esistono più. I cittadini guardano la credibilità dei percorsi, delle proposte che si mettono in campo, guardano a chi sa difendere i loro interessi. Secondo me dovrebbero guardare un po' di più anche alla coerenza, perché questo fatto che nella politica italiana la parola data non conti più niente è qualcosa contro cui dovreste ribellarvi. Diceva Franco, lo dirà Giorgio, chiedete di più, sì, chiedete di più dalla politica, non votate di mente, perché se voi votate di bianco il titolo, il vostro voto non farà più nulla. Se tu chiedi il mio voto per fare A, B e C, poi devi fare A, B e C, non puoi farci A, perché se ci fai altro, io ti ho votato a scatola chiusa. Il vincolo di mandato, quando Di Maio dice vogliamo approvare il vincolo di mandato, non sa manco che vuol dire, ovviamente, perché se Di Maio sapesse cos'è il vincolo di mandato, noi oggi staremmo facendo le elezioni politiche nazionali. Perché Di Maio si è fatto eleggere dicendo che avrebbe mandato a casa il PD. Quello è il vincolo di mandato, non come un parlamentare vincolato al partito, ma come il partito vincolato ai cittadini. Quello è il vincolo di mandato. Di Maio, cerca di capire che cosa fa. Pretendete di più, costante dalla sottoscritta, perché se io domani dovessi fare una cosa come quella che hanno fatto loro, beh, eliminatemi dalla politica. Fatemi sparire. Buonasera, Sandra, che fa? Buonasera. Tante che le cose. Buonasera, che fa? Adesso la preghiera l'abbiamo fatta. Allora, mi ci sono dimenticato. Se anche io, se Fratelli d'Italia domani, lo dico forse perché mi prendo di guidare un partito che è l'unico dell'arco costituzionale rimasto, diciamo, ad avere sempre proprio noiosamente portato avanti la stessa linea, ma se io dovessi dirvi che sconfiggo uno, che sono l'alternativa a quello, e poi dovessi fare l'esatto contrario di quello che dico, perché la democrazia è questo, è pretendere che valga la parola data. Quando voi spedite qualcuno in Parlamento, glielo spieghiamo a quei geni che ci dicono, perché a me dicono sempre che io sono un analfabeta costituzionale perché non conosci la democrazia parlamentare. Ma democrazia parlamentare mica significa mi prego il voto dei cittadini dicendo una serie di bugie e poi col voto che mi hanno dato per 5 anni ci faccio quello che mi pare, possibilmente al contrario di quello che ho detto che ci avrei fatto. La democrazia parlamentare non è questo, guardate. Non è certo, forse in costruzione la costruzione lo potranno spiegare meglio, ma ci avranno pensato. Diciamo che l'immaginazione per, lo so, Giuseppe Conte non ce l'aveva. Cioè senti, Terracini, ce lo scriviamo in costituzione che non è bello che lunedì fa il governo con Salvini e martedì con la Boldrini. Non ci hanno pensato i padri costituenti, non ci hanno pensato. Però è il principio dell'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo. E che significa? Che il popolo non può fare, il palazzo non può organizzarsi contro la volontà popolare. Anche sul ruolo della, del
Presidente della Repubblica, scusatemi, c'è qualcosa da dire. Perché non è vero che il Presidente della Repubblica è un notaio di qualunque maggioranza si presenti in Parlamento. Io che sarò analfabeta costituzionale, ma qualcosa nella mia vita ho studiato da chi ne sapeva più di me, mi ricordo i testi di diritto costituzionale che spiegavano come l'istituto dello scioglimento delle Camere fosse proprio lo strumento che il Presidente della Repubblica aveva a disposizione se il palazzo faceva qualcosa troppo distante dalla volontà dei cittadini. Per cui non è vero che Mattarella doveva ratificare qualunque tipo di governo. È vero che poteva sciogliere le Camere e consentire a Mattarella di andare a votare. Però loro sono così, sono democratici. Democrazia loro è o vinco o non si vota. La democrazia loro è: io sto in Parlamento per fare il contrario di quello che i cittadini vogliono. Perché? Perché lo penso io, se lo penso io è giusto e va fatto. Scusate, hanno spiegato che facevano il governo perché altrimenti se non si faceva il tempo a fare la manovra, scattavano le clausole di salvaguardia e aumentava l'IVA, giusto? E come l'IVA aumenterà? Perché se voi avete detto, vabbè, non l'avete detto perché non l'ha detto quasi nessuno, manco quelli che dicono di averlo scritto, ma se avete detto il documento di economia e finanza, il documento di economia e finanza, oltre a prevedere tra le righe la rimodulazione delle aliquote, che non vuol dire disinnescare il lato di salvaguardia, vuol dire sposto l'IVA da un po' di qua, un po' di là, aumento l'IVA su alcuni prodotti per non aumentarla su altri, che già non vuol dire che abbiamo disinnescato il lato di salvaguardia. Ma soprattutto l'IVA aumenterà perché la vera priorità di questa maggioranza era un'altra. Sapete qual è il primo provvedimento che hanno calendarizzato in Commissione Affari Costituzionali della Camera? La cittadinanza automatica degli immigrati della Sicilia. E ve la chiamano gli usculture perché vi fanno, perché si vergognano delle cose che fanno. Un'altra cosa che io detesto, che io trovo veramente vergognosa della sinistra, è non avere il coraggio di difendere le proprie posizioni. Per cui loro fanno una cosa, ma a voi ne raccontano un'altra. E vi dicono loro stanno facendo le usculture. Che cos'è le usculture? Ma ti pare che se tu hai un ragazzo che sta qui, che è nato qui, che ha studiato, che ha fatto la scuola dell'obbligo, parla la nostra lingua, conosce la nostra cultura, gioca con i nostri ragazzi, se ne debba essere cittadino? Televisione dici, vabbè, davanti alla televisione, poi vi spiegherò perché secondo me ha sbagliato anche quello, ma dici, sapete che cosa prevede la proposta di legge di Laura Boldrini? Prevede che se io nasco da una coppia di immigrati che sono in Italia da almeno un anno, sono automaticamente cittadino italiano. Prevede, fermi, che se io sono un immigrato di qualunque età, non minorenni, perché loro usano i bambini come scudi umani per fare che stanno fuori con me. Se io sono un immigrato di qualunque età che sta qui da 5 anni, ho diritto alla cittadinanza. Se io sono un profugo che sta qui da 3 anni, ho diritto alla cittadinanza. Ora, a Spalle, secondo voi, la maggioranza degli italiani è favorevole a questo provvedimento? Perfetto. E non ritenete che un provvedimento sulla cittadinanza, che è la regola numero uno della convivenza civile di una nazione, per modificarla dovrebbe avere il consenso degli italiani, già che sugli italiani basta? Con i minori, anche se è una cretinata, è una cretinata, non è un caso che non accada quasi da nessuna parte al mondo. C'è una ragione per la quale la cittadinanza di un minore è legata a quella della sua famiglia, è una garanzia per quel bambino. Ovunque nel mondo tu diventi cittadino di una nazione quando la tua famiglia e i tuoi genitori diventano cittadini di quella nazione. Perché, ve lo spiego, se io sono una coppia che sta qui da 10 anni e ho un bambino che sta qui da 10 anni, posso chiedere la cittadinanza italiana. Vi ricordo che l'Italia è la prima nazione in Europa per concessione di numero di cittadinanze. Una su 5, che è stata concessa nel 2017, l'abbiamo data da noi, sempre. Siamo sempre più buoni di tutti, e noi abbiamo una buona legge sulla cittadinanza. Il 40% erano minori,
Se io dopo 10 anni non chiedo la cittadinanza, probabilmente perché prendo in considerazione l'ipotesi di tornare a casa mia. Ma la gran parte delle nazioni del mondo non riconosce la doppia cittadinanza. Per cui se quella coppia, se quella famiglia decidesse a un certo punto di rientrare in patria, io intanto avessi dato la cittadinanza italiana al loro figlio, quel bambino diventerebbe uno straniero in patria. Funziona così, comunque. Logica, intelligenza. Il 40% delle cittadinanze che diamo ogni anno sono a minori, figli di famiglie che diventano italiani. Ma non è quello che vuole fare la sinistra, aiutare questi ragazzi. La sinistra vuole fare una cosa molto più semplice, vuole dare la cittadinanza in automatico, imponendoglielo a tutti questi ragazzi, per poi vedere qui i loro genitori, perché si dice che gli immigrati fanno dei lavori che gli italiani non vogliono più fare. E il primo è votare il PD, è il primo lavoro che gli italiani non vogliono più fare. E il PD spera che votassero gli italiani, e poi non ne votano tanto quelli, perché secondo me non lo fanno. Però al di là del merito, insisto, la democrazia funziona solo se io posso scegliere. Su una norma come questa tu non puoi decidere se la maggioranza dei cittadini non è d'accordo. Quando noi siamo andati a votare alle elezioni politiche, la cittadinanza agli immigrati ce l'avevano nel plurale, il PD ha preso il 18% e SEL che ha preso il 3%. Il 20% degli italiani ha votato per la cittadinanza automatica agli immigrati, l'80% degli italiani non ha votato per la cittadinanza automatica agli immigrati. In una democrazia normale, tu in questa legislatura la cittadinanza automatica agli immigrati non gliela puoi dare. Io considero la democrazia così, mi pare qualcosa di, mi pare, diciamo, una forma di analfabetismo, a me pare buon senso, perché altrimenti non serve votare. Io mi presento, vengo e ti dico tutto quello che ti vuoi sentire dire, e poi sono 5 anni chiuso nel palazzo a fare come mi pare. Cambio le maggioranze, cambio i partiti, me ne frego, faccio quello che voglio. E tu stai muto, perché la democrazia parlamentare non ci prendete in giro. Allora qualche segnale si può dare. A livello nazionale, certo, se da una regione come l'Umbria, considerata roccaforte, storica della sinistra, ma questi signori asserragliati nel palazzo, gli arriva un sonoro schiaffone metaforico, beh, insomma, anche loro un po' si vergogneranno a un certo punto, no? Anche loro un po' si vergogneranno a un certo punto. Anche il presidente della Repubblica qualche domanda ce la farà a un certo punto, no? Su come stanno andando le cose. Allora, io penso che questo sia, diciamo, importante come quadro generale, anche per il voto dell'Umbria. Ma poi siamo qui soprattutto per cambiare il destino di questa regione. L'Umbria è una regione che negli ultimi 10 anni ha perso 15 punti percentuali di prodotto interno lordo. Sta diventando la regione più vecchia d'Italia, quella nella quale nascono meno figli. State proprio nel bel mezzo dell'Italia, siete in crocevia dell'Italia, siete una regione sostanzialmente isolata. Ma solo io penso che questa regione potrebbe avere qualcosina di più, atteso che non è che, cioè, dobbiamo andare lontano per capire che è una regione che ha delle ricchezze straordinarie, no? I suoi sforzi, i suoi borghi, la sua antichità, i suoi prodotti, le sue eccellenze, il suo genere. Dopo che le loro famiglie hanno speso qualche decina di migliaia di euro per farli studiare, perché anche questo va detto. A noi ci dicono sempre che vengono gli nigeriani a pagarci la pensione, ma non è vero, sono i nostri ragazzi che stanno andando a pagare le pensioni di qualche francese e di qualche tedesco, dopo che le loro famiglie hanno investito decisamente dei soldi che servivano per una verità per farli studiare. E non è giusto, non è giusto per quelle famiglie, non è giusto per quei ragazzi che qui potrebbero e dovrebbero avere quello che mi serve per stare bene, per vivere con benessere nella terra nella quale sono nati. E non è vero che non si può fare, basta credere nella propria identità, basta investire nella propria identità. Questa è una cosa che l'Italia continua a non capire. In epoca di globalizzazione la nostra forza è la nostra identità, per semplificare quello che non ci possono copiare i cinesi. I nostri prodotti, il turismo, i nostri sforzi, l'artigianato, l'allevamento, l'agricoltura. Investire per sostenere queste attività e le loro eccellenze. Difendere il prodotto italiano, difendere il marchio italiano, il marchio Umbria in questo caso. Perché
nel campo del turismo e si lamentano tra le grandi carenze di questa regione la capacità di raccontarla come brand, come marchio. Il marchio Umbria, al netto di prodotti che io conosco benissimo e che sono straordinari, non c'è, non si sente, non si percepisce. Altre regioni, che, alle quali proprio non avete niente da invidiare, si sono sapute vendere molto meglio in questi anni. Perché certo che se tu abbandoni i singoli produttori, i singoli prodotti, il prodotto da solo nel mercato della globalizzazione non regge. Già se lo fai come regione col supporto dello Stato nazionale, beh, cavolo, se i prodotti ce l'hai e ce li hai buoni e voi ce l'avete buoni, lo posso garantire, non devi avere, non hai paura di niente. Questo è tutto il problema dell'Italia. Questo è tutto il problema dell'Italia. Guarda, noi abbiamo sottoscritto accordi di libero scambio. Il CETA, per esempio, accordo di libero scambio con il Canada, nei quali non prevedevamo la difesa del marchio italiano, dei veri prodotti italiani. Sapete che è successo? Abbiamo sottoscritto l'accordo di libero scambio col Canada, in Canada ci sono arrivati i prodotti farlocchi. 60 miliardi di euro di fatturato ogni anno per i cosiddetti prodotti dell'Italian Sounding. Che significa? Significa parmesan, vino mafia, perché poi vedono dei cose. Perché noi non sappiamo difendere i nostri prodotti. Adesso accadrà che gli Stati Uniti metteranno 7 miliardi di dazi in Europa anche sul campo dell'agroalimentare, e se su questa cosa il governo italiano non riesce a fare qualcosa e a occhio diciamo che la forza e la volontà per fare qualcosa un po' gli difetta, temo, beh, sarà molto dura per i nostri agricoltori, per i nostri allevatori, per i nostri produttori in genere. E ci vengono a dire, perché a me lo hanno detto in una serie di trasmissioni televisive questi signori sempre molto superficiali, lo vedi il sovranismo? No, vado a guardare le sentite. Trump, il sovranismo! È per colpa del sovranismo che Trump viene dei dazi all'Europa e allora vergognatevi voi sovranisti. Peccato che Trump metta i dazi all'Europa perché da 15 anni, quindi quando c'era Obama, no? L'America è in contenzioso con l'Europa perché ritiene che l'Unione Europea abbia dato degli aiuti illegittimi al consorzio Airbus. In mano a chi è il consorzio Airbus? Ve lo dico io, alla Francia e alla Germania. Come al solito i veri sovranisti sono i francesi e i tedeschi che si fanno gli affari loro sulla pelle delle altre nazioni europee. Faccia questi ragionamenti. Noi a fare il commissario europeo ci abbiamo mandato uno, Paolo Gentiloni, famoso per aver firmato, poi mi dimentico, sono stanca di farlo per ragionamento. Famoso, oh, che ci arriva qua. Che lo faccio? Che ce la posso dire? Ci abbiamo mandato uno, Paolo Gentiloni, famoso per aver dato degli esteri, firmato un trattato che si chiama Trattato di Caen, che non è entrato in vigore finora grazie al fatto che Fratelli d'Italia li ha smascherati su questo armato l'inferno di cristallo, che prevede che noi regaliamo, così, regaliamo un pezzo di mare italiano tra i più pescosi di cui disponiamo e che guarda caso ha dei piccoli giacimentucci, idrocarburi, petrolio, e noi lo regaliamo ai francesi e tu dici perché? Esattamente. L'abbiamo bloccata la prima volta, non se ne è fatto niente, l'altro giorno è venuto il nuovo ministro degli affari europei in commissione e ci ha detto no, ma secondo me è giusto, bisogna riprendere le trattative con la Francia. Questi svendono interi gioielli nostri e poi ci dicono che noi dobbiamo essere contenti, perché hai visto la Francia e la Germania adesso come ci trattano bene per il fatto che abbiamo fatto. E ci trattano bene sì! Ci trattano bene sì! Ma noi abbiamo avuto, e arrivo a cosa, per anni durante il governo Renzi, un signore che faceva il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, cioè quello che noi mandavamo a trattare in Europa. Cioè noi mandavamo da difendere qualcosa, ci mandavamo Sandro Cozzi. Sandro Cozzi si metteva seduto con gli altri partner europei e doveva spuntare la difesa dei nostri interessi. Ok. Sandro Cozzi è un
Bordone si è candidato nella lista di Macron. Sandro Gozi adesso lavora nel governo di Macron. Allora vi grazia, io sarò un analfabeta, ma qualcuno mi può spiegare che gli deve Macron a Sandro Gozi? Perché non è normale che un signore che doveva difendere gli interessi nazionali italiani venga ripagato da quelli francesi, per cui qualcosa non ha funzionato nella difesa di questo patriota degli interessi italiani. È tutto così. È tutto così. È tutto così. E guarda, io non ci dico, ma non mi sei ossessionata dai francesi. No, io non sono ossessionata, anche per niente. Cioè, quando oggi ho letto che la candidata francese alla Commissione Europea non ce l'ha fatta, per Macron, non per i francesi, chiaramente, per Macron, per quelli che pensano di essere i padroni dell'Europa e ci vengono pure a fare a noi le lezioni. Se tentiamo vagamente di difendere i nostri interessi, cioè io non ce l'ho con i francesi, non ce l'ho manco con i tedeschi, magari avercela anche la Merkel in Italia, io ce l'ho con gli italiani che si sono venduti ai francesi e ai tedeschi, certo, con quelli, sì. Penso che gli italiani dovrebbero difendere i loro interessi come vanno, ma che ne sono i tedeschi, e che questo non è il sovranismo, perché non si è capito se perché lo fa Macron, e Macron è europeista, e se lo fa Giorgia Meloni invece è sovranista, fatevi capire. Ma come vogliamo? Governi che difendano i nostri interessi nazionali. E quindi il tema, dicevamo, della tutela della difesa del mare, ma così come il tema delle infrastrutture, grande pressione in Umbria, perché poi possiamo avere i prodotti migliori, possiamo avere i sorci più belli, possiamo avere diciamo delle ottime strutture ricettive turistiche, ma se qui la gente non ci arriva, il turismo non funzionerà lo stesso. E allora se mancano le autostrade, se mancano i treni ad alta velocità, qui a Perugia, grazie a Fratelli d'Italia, un Frecciarossa che parte verso il nord, solo verso il nord, uno che parte e uno che torna. Noi vogliamo raddoppiare, e ce ne deve essere un altro che va verso il sud. Ma poi scusate, l'aeroporto. Ma chi ci sta a fare l'aeroporto se non lo so? C'è un aeroporto fantastico. L'aeroporto San Francesco Assisi è un aeroporto che deve funzionare, può funzionare. E allora l'Umbria finalmente riuscirà a far valere il fatto di essere in crocevia dell'Italia e si possono arricchire, perché qua quando uno ci passa, poi ci rimane. Qua quando uno ci riesce ad arrivare, ci viene volentieri. Non ci sono delle sfide da vincere, che certo la politica non affrontate mai, perché? Perché quando io devo investire un sacco di miliardi per una cosa della quale non taglio dal nastro, sai che c'è? Quasi quasi faccio altro. E si è accumulato questo livello infrastrutturale, che invece la grande sfida è chiunque creda nel valore di una nazione. Grande problema dell'Italia. Noi ogni anno spendiamo soldi in deficit, si dice, no? Che significa? Significa che non sono soldi che non abbiamo. Firmiamo i cambiali, poi ci paghiamo gli interessi e ci prendiamo i soldi. Che vuol dire? Che stiamo spendendo i soldi dei nostri figli. Lo puoi fare, ma lo devi fare per costruire qualcosa che rimanga ai tuoi figli, che possa tornare in termini di ricchezza. E poi io penso che la politica debba avere questo coraggio. Fratelli d'Italia nell'ultimo diciamo anno e mezzo ha parlato quasi solo di infrastrutture, si è occupata quasi solo di queste materie, e io mi preoccupo di che Italia sto lasciando la mia figlia. E ripeto, l'Italia non ha paura di competere, ma deve poter competere ad armi pari con le altre economie. Ce l'avete presente che noi siamo una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. Tutte le merci che arrivano da est dovrebbero passare da noi. E invece sapete che fanno? Circumnavigano l'Europa via mare e vanno nei porti del nord Europa, Amsterdam, Rotterdam. Perché? Perché via terra dall'Italia è impossibile, ci vuole molto di più. L'Italia perde 70 miliardi di euro l'anno per l'assenza di infrastrutture commerciali. Riguarda anche voi, è un tema che annoia nei comizi, lo so, lo dico lo stesso, per principio, perché è una delle grandi emergenze italiane, insieme all'altro problema che voi vivete ogni giorno, che è la denatalità. L'altra grande infrastruttura che ci manca sono i figli, non sono questi i figli sono qualcosa di cui noi abbiamo disperatamente bisogno, per due ragioni. Primo, perché se non ci rimettiamo a fare i figli, tra 4-5 generazioni noi saremo tutta l'Europa, sarà un continente islamico. Qualcuno dice, vabbè, ma chi fa niente, io non ce l'ho con nessuno, ma sono fiera di essere italiana, europea, cristiana, sono fiera di essere italiana, lo voglio dire, lo voglio dire. Sul piano etico che dice da anni
mentre arriva dalla Siria, dice da anni che gli islamici europei continuate a fare figli che gli europei non stiamo così. Non ha accordo, andate a farvi due conti sul tasso di fertilità degli europei e sul far tasso di fertilità degli islamici. Scoprirete che noi siamo destinati a essere conquistati dopo centinaia di anni di battaglie per difendere, ci sarete conquistati per semplice incapacità di continuare a mettere a nuovo dei figli. L'altro grande tema riguarda lo stato sociale. Senza figli noi non possiamo mantenere il nostro stato sociale. Più andremo avanti, più avremo persone in età pensionabile da mantenere, più andremo avanti e meno avremo persone che lavorano per mantenerlo. E quindi pensioni, servizi sociali, non avremo più soldi per farlo. E quindi sarà una società nella quale i diritti diminuiranno, non aumenteranno. Nessuno si occupa di questo problema. Perché? Perché la famiglia, per il pensiero unico, è un nemico. Perché in Italia non si può dire che la famiglia è il nucleo della società. Abbiamo fatto un congresso mondiale sulla famiglia a Verona, ci sono venuti a fare manifestazioni, vergognatevi! Ma di che? Vergognatevi! Vergognatevi di dire che la famiglia sono un uomo e una donna che fanno un bambino. Non si può dire, la famiglia è tutto questo. Dell'identità. Tutto quello che definisce l'identità oggi è sotto attacco. La nazione è sotto attacco, l'identità religiosa è sotto attacco, la famiglia è sotto attacco, l'identità di genere è sotto attacco. Noi non dobbiamo essere definibili. Tutto quello che ci definisce è un nemico. Io non devo essere italiana, non devo essere una madre, non devo essere una donna, non devo essere cristiana, devo essere genitore 1, genitore 2, cittadino X, un numero, perché quando finalmente noi saremo privi della nostra identità, privi delle nostre radici, non avremo più neanche diritti perché non li sapremo difendere, e allora saremo solo il grande consumatore perfetto per i più raffinati, il grande capitale, la speculazione finanziaria. Guardate, sembra delirio, ma non delirio, vi faccio un esempio: l'immigrazione è figlia di questo ragionamento. Non è vero che ci fanno entrare qui centinaia di migliaia di immigrati perché sono solidari. Se fossero solidari, intanto ci farebbero mangiare le coppe rosse che ci mangiano da decenni. E poi si porrebbero il problema di che fine fanno queste persone. Siamo stati noi di Fratelli d'Italia a spiegare che il 99,9% delle nigeriane che vengono portate qui sono rese schiave e prostitute senza che nessuno si occupi del loro destino, mentre li minacciano di morte i figli a casa. Le ho fatte io queste battaglie, chi l'ha fatta a sinistra? Siamo noi che abbiamo portato in Parlamento il fatto che se vedi quelli che le riducono in schiavitù non li puoi denunciare per sfruttamento della prostituzione, ma li devi denunciare per riduzione in schiavitù, perché quella donna è diventata schiava. E abbiamo fatto noi queste battaglie, ma la sinistra non frega niente. Allora interessa solo di mettere nel mercato del lavoro centinaia di migliaia di disperati per poterli usare come strumento per rivedere al ribasso i diritti dei lavoratori, perché è certo che se porti in questa società centinaia di migliaia di persone disperate, quelle accettano qualche tipo di lavoro, e quando lo accettano loro lo dovrai accettare anche tu, perché altrimenti non lavorerai più. Avrei solo Amazon, ci avrei solo i panini di McDonald's, questo è. Ma del resto, scusate, vi faccio una domanda concreta per quelli che magari mi stanno guardando e dicono questa è la pazza. In Venezuela ci sono 2 milioni di persone che stanno morendo letteralmente di fame. Voi avete mai sentito un esponente delle teorie immigrazioniste dirvi che ci dobbiamo occupare dei venezuelani? Perché? Ve lo dico io. Perché i venezuelani sono compatibili con la nostra cultura, sono molti addirittura di origine italiana, sono cristiani. Far venire qui decine di migliaia di venezuelani non incide sul futuro della nostra società, non modifica la nostra cultura. E allora i venezuelani, tanto perché siamo solidari, possono morire di fame perché non sono funzionali al disegno del grande burattinaio.
Decidere da che parte vogliamo stare in questo scontro tra i sacerdoti della globalizzazione e chi vuole difendere quello che siamo, chi non si vergogna di quello che siamo. Io voglio potervi definire. Io sono Giorgia Meloni, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, come volevate. Chiaro, voglio mangiare i miei prodotti genuini, voglio l'artigianato, voglio comprare i prodotti dell'artigianato umbro, dell'artigianato italiano, voglio fare le cose normali. Stiamo contraddistinto la nostra civiltà. Guardate pure la cosa del crocifisso, no? Il crocifisso delle aule, che sei matto? Offende chi? Ma offende chi? Certo, per voi quel simbolo è il nostro Signore, certo, il figlio di Dio, ma per chi non crede nel nostro Dio, per chi non è cattolico, è comunque un uomo tradito e venduto per quello in cui credeva, ma chi offende? Ma chi offende? Perché qualcuno si sente offeso, e vuol dire che si sente offeso da lei, dagli avanti, dagli avanti, dalla cultura, profondità. Io non posso confrontarmi con un altro se non ne conosco l'identità. Non posso farmi apprezzare se non so chi sono. L'identità è alla base della vera tolleranza, come la chiamerebbe loro, del rispetto, del confronto con l'altro. E allora tutto torna. Vedete, questo è lo scontro in atto. Questo è anche quello per cui si vota il 27 ottobre. Nel piccolo di una regione straordinaria che ha bisogno di difendere quella identità. Decidete da che parte stare. Decidete se volete stare dalla parte del vinciamo, signora, lo so, per tutto questo. Decidete da che parte volete stare, perché da una parte vi avete visti, ci sono questi qui, quelli che ci fa schifo il PD! Il PD, ladri! E grazie a noi che si è scoperto che il PD rubava! E grazie a noi che si vota perché si è scoperto che il PD rubava! Ci mettiamo d'accordo, PD? Come Di Maio vi rimanda a vendere le bibite a San Paolo. Poi a Di Maio ha mandato a San Paolo del Brasile da ministro degli esteri. Giuseppe Conte. Tutti hanno sorriso perché dice che Trump hanno mandato questo tweet di endorsement, ha scritto Giuseppe. Ma guardate che c'era la signora Trump, quella la pensava doveva essere tu. Perché hanno governato troppo, e quando tu pensi che vincerai comunque vada, non ti preoccupi più di avere il consenso del popolo, e ti preoccupi solamente di metterti a fare gli affari che gli amici tuoi e quelli che contano, ed è esattamente quello che è accaduto in Umbria. E invece oggi serve mettere a guida di questa regione qualcuno che abbia bisogno di guadagnarsi il consenso dei cittadini e di continuarsi a guadagnare, che tutti ai cittadini risponda, che è la grande sfida della bellezza della democrazia. Che se sbagli vai a casa, che se fai male il tuo lavoro vai a casa. La democrazia funziona se funziona così. Questi hanno sbagliato, voi vi dovete mandare a casa.
E quindi si devono nascondere, ma questo non migliora la loro presentabilità, perché rimangono degli impresentabili. E quindi io spero che i cittadini del Lugo il 27 ottobre vogliano tentare qualcosa di perfettamente nuovo, di perfettamente nuovo, una coalizione che già governa molte regioni italiane con risultati ben distanti da quelli che avete potuto verificare qui in Umbria, e c'è un gente che viene, si presenta. Questi siamo, soprattutto su Fratelli d'Italia, lo sapete, c'è trucca non c'è inganno, questi siamo, nel bene e nel male, potrebbe anche essere una cattiva notizia, io non lo so, ma siamo questi. Allora io voglio dire ai cittadini umbri, non abbiate paura di tentare, non abbiate paura di cambiare opinione contro un sacco di gente di sinistra, li capisco. Capisco quelli che in buona fede hanno votato una vita a sinistra perché la sinistra stava dalla parte dei più deboli e poi si sono trovati la sinistra schiacciata sulle banche, come ricordo, li capisco. Non abbiate paura, mi dicono, ma che succede? Io ho una crisi di identità, ma guarda che non ce l'hai che c'è la PD. Non sei tu il problema, non sei tu. Allora, oggi ci sono le forze politiche che comunque sulle istanze sociali, Fratelli d'Italia, la battaglia per togliere l'indennità d'accompagnamento alla pensione di invalidità dal calcolo dell'ISEE contro la sinistra l'ho fatta io, non è che l'hanno fatta quelli di sinistra, sono io che ho fatto la battaglia per dire che è scandaloso che se tu prendi una pensione di invalidità ti venga calcolata come ricchezza e quella ricchezza del paradosso ti faccia uscire dalla scelta del 25%. Perché è vergognosa e qui non c'entra la pensione della sinistra, ma quello che è vergognosa è vergognosa pure. Allora non abbiate paura, non ricordo che lo dico agli elettori dei 5 Stelle. Non so veramente, non so neanche come consolarmi, perché vedi la scatoletta di dove, lo ricordate? Andiamo a aprire la scatoletta, poi sono diventato in tono, e non se ne vanno più. Potete dare a loro un segnale e potete ricostruire in questa regione. Non dovete avere paura. Non dovete avere paura di credere in voi stessi, di amare voi stessi. E dovete votare non sulla base di interesse, e non sulla base della rabbia. Se votate per interesse, votate per PD. Se votate per la rabbia, votate 5 Stelle. Se votate per amore, dell'Umbria, del vostro futuro, scegliete Fratelli d'Italia.